Dai, ma secondo voi io sono strana, nel senso strana forte, da aver paura? Forse oggi lo scopriremo. Benvenuti nel secondo tag di questo nuovo palinsesto del canale Giocate Books Writer. Se vi siete persi il primo, non c'è problema, basta andare a vedere il video uscito il 6 gennaio, ovvero il Befana Book Tag. Se sentite dei miagoli strani, il mio gatto in questo momento non so che cosa abbia, penso sia un po' annoiato e sta miagolando da giorni in maniera insistente. Il tag di questo mese è un semplicissimo tag con le domande, 15 strane domande. Ho trovato questo tag sul sito DeviantArt che troverete qua sotto in descrizione. Sono 15 domande appunto strane, o meglio su cose mie personali strane, e quindi io spero che con questo video non vi passi la voglia di seguirmi su questo canale. Domanda numero 1: soprannome con cui ti chiama solo la tua famiglia. Ci sono dei momenti in particolare in cui mio papà mi chiama piccola, mia mamma mi chiama Stellina, mio fratello mi chiama Sis. Domanda numero 2: una strana abitudine. Partiamo dal presupposto che sono una persona molto abitudinaria, a parte il fatto di avere una routine mattutina molto serrata e che se salto qualche passaggio della mia routine mattutina do di matto. Abitudine strana potrebbe essere considerato il fatto che tengo traccia di qualunque mia abitudine, dal bere al dormire al mangiare, ma questa è una cosa che ultimamente va abbastanza di moda. Beh, ho l'abitudine durante il momento del lavoro, quindi quando vado a lezione, di abbinare in maniera maniacale il mio abbigliamento, quindi la maglietta è sempre costantemente abbinata ai calzini. Questo le mie allieve lo sanno perfettamente. Mettete like se condividete questa cosa per confermare. Domanda numero 3: una strana fobia. Di fobie ne ho una in particolare che riguarda gli aghi, inteso come siringa, proprio l'atto di penetrare la pelle con un ago mi fa venire i brividi. Però ho anche una fobia letale per tutti gli insetti con il pungiglione: api, vespe, calabroni, bombi. Qualunque insetto abbia un pungiglione che ronza intorno a me mi fa scappare a gambe levate. Se dovesse passare in questo momento un'ape, sarei là. Domanda numero 4: canzone che ami segretamente con cui ti scateni in casa da sola. La gente lo sa perfettamente che io ho una passione sfrenata per le sigle dei cartoni animati e le colonne sonore dei cartoni animati, le conosco a memoria. Una prova di questa cosa la trovate nella challenge If You Sing You Lose, che vi lascerò qua sotto nella descrizione o comunque in info box. Quelle sono canzoni che in casa, anche quando faccio la doccia, io mi metto la mia playlist delle sigle dei cartoni animati del genere Cristina D'Avena, Giorgio Vanni, le canto a squarciagole, in particolare sotto la doccia. Ovviamente non mi sognerei mai di andare in giro e canticchiarle ad alta voce. Domanda numero 5: spirito animale più grande. Allora, come sapete, io ho una fortissima affinità con i panda, e per quanto tanti reputino un animale pigro e inutile, magari viene considerato solo per il fatto che è in via d'estinzione, io trovo molti, moltissimi tratti in comune con il panda. Tra la capacità e al piacere del mangiare in sé, trovo anche molto affine il fatto che il panda si crei una sua famiglia piccolina e che abbia un fortissimo attaccamento verso la famiglia e i suoi compagni. Sono un panda, sono sempre stato un panda e sempre lo sarò. Questo video sta diventando una tragedia. 6. Abitudini nervose. Mi vergogno molto di questa cosa, avevo smesso, adesso ho ricominciato, sto cercando di smettere ancora. Sono onicofagica, ma sto cercando di guarire al più presto. Domanda numero 7: su quale lato del letto dormo? Dormo con l'uscita dal letto sulla destra. Domanda numero 8: primo animale di peluche. Non ce l'ho qua fisicamente, deve essere in cantina da mia mamma da qualche parte, ma il mio primo effettivo peluche è stato un peluche grosso così di Topo Gigio, perché io amavo e amo tuttora tantissimo Topo Gigio, e quello era il mio peluche preferito. Mi piaceva un sacco le orecchie soprattutto. Domanda numero 9: bevanda che ordini sempre da Starbucks. Primo periodo in cui frequentavo gli Starbucks all'estero, chiaramente, in cui prendevo sempre il frappuccino. Ora è un anno o più che sono intollerante al lattosio, o quasi, insomma, mi crea delle reazioni non particolarmente belle, dovrò fare degli esami. Sto tergiversando, ma prima o poi li farò. Al momento da Starbucks prendo sempre il caffè americano, quello bello. Domanda numero 10: quale regola
predichi di bellezza ma non segui. Mi informo spesso su skill di bellezza per la pelle del viso e questa intolleranza al lattosio mi ha creato degli sfoghi abbastanza intensi sulla pelle quando non sto molto attenta a quello che mangio, mi vengono fuori, quindi delle skills sulla pelle che possono essere gli scrub particolari anche fatti in casa, bere la mattina acqua e limone per migliorare e depurare l'organismo, cose che io non faccio, o meglio le ho fatte per breve periodo ma mi stufo velocemente di queste abitudini. Predico bene, razzolo male in questo senso. Mi piacerebbe molto però avere il tempo e la voglia di mettermi lì a seguire tutti i giorni una routine di skincare come si deve. Se avete dei consigli per me, fatemelo sapere qua sotto. Domanda numero 11: in quale modo ti fai la doccia? Direi che mi spoglio, entro in doccia, faccio in modo che l'acqua sia calda ma non bollente, perché sennò dopo un po' mi manca l'aria. Mi faccio i miei shampoo, mi faccio il balsamo, mi sapono, mi sciacquo dal balsamo e esco dalla doccia. Fine. Ho l'abitudine però di lavarmi sempre i denti finita la doccia. Mettete like se anche voi lavate i denti appena dopo la doccia. Domanda numero 11: hai qualche strana abilità del corpo? Beh, direi che questa come abilità del corpo, dai, non ce l'hanno tutti, sto cadendo! Posso fare anche un'altra cosa, guardate un po', mi vengono le narici da strega. Orrendo. Domanda numero 13: un cibo cattivo che ami ma non dovresti. Ritornando alla mia intolleranza al lattosio, io ho una passione per la mozzarella, in generale i formaggi a pasta filante, che adesso per me sarebbero letali, la cheesecake, le brioche, insomma qualunque cosa io non possa mangiare per me è un cibo cattivo ma che ho dovuto rinunciare con molto dolore. Domanda numero 14: quale frase dici sempre? Non ho una frase riconoscibile, però ultimamente una persona mi ha fatto notare che dico molto spesso bene, proprio la parola bene, quando devo rispondere a qualche affermazione, a qualche racconto, cose del genere, io rispondo sempre bene. Ultima domanda: cosa indossi per dormire? Il pigiama. Ultimamente sto riscoprendo anche il piacere dei calzini in cui infilare i pantaloni del pigiama anche mentre dormo. Prima lo facevo solamente quando dovevo stare in casa, andare in giro, invece ultimamente ho molto freddo ai piedi, quindi a volte li metto anche per dormire. E questo è tutto, sono finite le 15 domande strane, è stato difficile soprattutto per le interferenze del mio gatto, ma ce l'abbiamo fatta. Sono curiosissima di sapere le vostre risposte, se ve la sentite, se avete voglia di mettervi alla prova con queste 15 domande, qua sotto nei commenti lo spazio è tutto vostro, oppure potete commentare i post relativi sui miei vari social a cui vi consiglio di iscrivervi, li trovate qua sopra a fianco alla mia testolina. Con il prossimo tag ci vediamo il 6 marzo, mentre il prossimo video sarà il 10 febbraio e sarà una box review la prima del mese. Al prossimo video, ciao!